Nel 2012 vogliamo estendere il porto a porto a 500.000 abitanti. Dove si fa il porto a porto abbiamo una media che si avvicina al 70%, quindi diciamo 70% dove si fa il porto a porto, e nel frattempo però migliorare nell'altra mezza città i sistemi di raccolta differenziata con, così come avviene ora, potenziandola e migliorandola con i contenitori stradali. Quindi obiettivi molto ambiziosi. Noi abbiamo un obiettivo strategico, abbiamo aderito alla rete rifiuti zero, quindi l'obiettivo al 2020 con rifiuti zero. È chiaro che è una transizione lunga, noi pensiamo a migliorare la qualità della raccolta differenziata, e quest'anno sarà anche l'anno dello spazzamento, perché la città di Napoli non era spazzata. Dal 1° gennaio partirà anche un progetto di implementazione dello spazzamento per le strade cittadine. L'obiettivo su cui lavorerò in modo particolare sarà parchi, giardini e alla qualità dell'aria. Sono due temi su cui già abbiamo progetti in campo per ridare un'immagine, un decoro alle aree verdi della città di Napoli, che sono un patrimonio di straordinario valore e che sono state abbandonate negli anni scorsi, e quindi sarà una delle priorità che metteremo già nel bilancio di previsione del 2012 con massima attenzione e con investimenti notevoli per migliorare la qualità del verde dei nostri parchi. E poi sulla qualità dell'aria avvieremo un monitoraggio anche con mezzi nostri in aggiunta a quello che fa l'ARPAC, per dare finalmente anche dei dati definitivi e certificati, controllati, sulla qualità dell'aria, che è uno degli elementi su cui bisogna intervenire per prevenire anche molte malattie delle apparati respiratori, che nelle grandi città sono un problema molto serio.